Cari amici che ci seguite, oggi voglio dedicare questo mio video. Siamo a Villa Olmo, sul lago di Como, a Como, e voglio dedicare questo mio video a YouTuber Mauri. YouTuber Mauri che abbiamo fatto 2 anni di Urbex, cioè luoghi antichi da visitare, rivisitare. Quindi 2 anni in cui siamo andati a cercare le cose antiche, sempre con il pensiero di poterle riqualificare quanto prima possibilmente da chi può farlo. Però noi sperimentando questi luoghi diamo la possibilità di farli conoscere meglio e farli sperimentare. Quindi Gennaro Giannini, i 2 anni di Urbex con YouTuber Mauri, Capitano Barbadura. Qua c'è un sole accecante, ma va benissimo. Faccio tipo live, no? Così com'è. Benissimo. 2 anni quindi, YouTuber Mauri, come si qualifica come YouTuber Mauri? Con la sua semplicità delle cose vere. Lui ha tolto quello che era quella praticamente coprire, dare una realtà forfettaria, no? Lui ha voluto far vedere le cose come stanno. Per questo è amato da tanti ed è anche criticato, perché finalmente su YouTube in qualche modo si è assistito alla verità. Grande sole negli occhi adesso. E quindi Mauri, tu sei veramente genuino, ecco. E quindi finalmente la genuinità che tramite Mauri arriva nel mondo di YouTube, al pubblico virtuale, sempre speriamo anche materiale, anche fisico, nel senso di potersi incontrare sempre tutti, dico tutti, per amicizia. Benissimo. E 2 anni quindi, 2016, 2017, adesso siamo nel 2018, quindi anche ma più di 2 anni, abbiamo visto tutti questi luoghi antichi, talvolta abbandonati, perché bisogna riqualificarli, bisogna conoscere la nostra storia. Ed è proprio un esempio di ciò che è. E benissimo, quindi Mauri va avanti e Mauri è la semplicità, la genuinità di YouTube. Lui fa i video, mi accorgo, benissimo, fantastico. Attacca la telecamera e fa il video. Non è mai preparato, ma nella semplicità, quindi la preparazione è la preparazione tecnica, la preparazione giusta che ci vuole, ma mai andare oltre perché sembra un video artefatto. Invece il bello degli YouTuber Mauri e bravissimi, fantastici amici che ci seguite e seguite Mauri è il vedere le cose così. Io mi metto la mia consueta borsa in onore di Mauri, vedremo dal fuori sull'esterno che è in ristrutturazione Villa Olmo a Como, sul lago di Como, questo è il lago di Como, Lombardia, Italia, e mai fatto da nessuno, andremo a vedere la rimessa delle barche di Villa Olmo, una rimessa sotterranea. Mai nessuno l'ha fatta vedere. Noi per la prima volta, in onore di YouTuber Mauri, Capitano Barbadura, per i 2 anni di YouTube, di Urbex su YouTube, Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri, Capitano Barbadura. Oggi è il 19 giugno 2018, martedì, e facciamo vedere Villa Olmo e i sotterranei di rimessaggio delle barche, della rimessa delle barche, del deposito delle barche di Villa Olmo. Il lago
Si alza un po', dipende dall'orario, di solito a metà giornata poi cala il vento, così si possono fare bene i video e magari c'è qualche onda del lago in più, ma se ci bagniamo. Benissimo, Villa Olmo dall'esterno, panoramica e sotterranei di rimessaggio delle barche di Villa Olmo, la prima volta in assoluto. Metto la borsa, eh? Ecco, cari amici. Questo è il lago di Como, vedete Brunate, siamo a Villa Olmo, quindi poi di là c'è tutta Como. Benissimo. Cielo, un bel sole oggi. Ecco che i gradini. C'era qualche persona purtroppo in primo piano, capitata all'improvviso, vorrà dire che staccherò. E questa è Villa Olmo. Intanto vediamo Villa Olmo, che è in ristrutturazione, ma fa niente, tanto è bello anche vederla così, no? Con la sua fontana. Cioè, perché il nostro video adesso si concluderà sotto, dove c'è il rimassaggio delle barche. Quindi questa è Villa Olmo. Magari viene un po' di venticello, cari amici. Comunque questa è Villa Olmo. Fantastico, con le braccia lunghe, eh? La villa, la fontana. E la villa, eh? Ecco, benissimo, eh? Cari amici. E mano a mano ci giriamo di nuovo dall'altro lato, andiamo a fare l'esplorazione, certamente, in onore dei 2 anni di Urbex con Mauri. Quelle varie piante. C'era un olmo di 500 anni, ma l'hanno abbattuto. Quello è per navigare un antico battello. Adesso dovremmo resistere al vento e eventualmente persone che capitano davanti al video. Se c'è uno piccolo stacco, è perché all'improvviso è capitata una persona davanti, una statua. Quindi io direi, allora, la donna a volte in queste statue rappresenta la dea luna, diciamo, e il dio sole, ma questo sembra quasi il dio Marte e la dea luna, sembra. Ecco che torniamo a scendere le scale, torniamo a vedere il lago e andiamo a visitare un luogo imperdibile. Facciamo un urbex. Pur non avendo la torcia, ma dentro si vede. Qua è comunque un piccolo rigagnolo e qui ci sono fiorellini, un po' di natura, benissimo. E qui appunto lago di Como, vedete? E senza riprendere, poi ci sono i bagnanti, vabbè. Allora, e l'esplorazione, qua sembra buio, ma poi quando siamo dentro un po' di luce penetra. Ed ecco, cari amici, vedete? Si entra così. Faccio vedere meglio da qua, dalla spiaggia del lago con le paperelle, eh? E qui sotto assolutamente Villa Olmo, vedete, c'è questo rimessaggio barche che è un urbex, non è più utilizzato. È urbex, e noi andiamo a vederlo, beh, consuete ragnatele.
Abbiamo la fortuna che io non potevo immaginare di arrivare fino a qua e quindi non ho portato una torcia. Abbiamo una fortuna incredibile, un po' da quelle luci, un po' la videocamera prende più luce, stando qua sotto c'è la luce del lago che un po' si rinfrange sopra le onde del lago, un po' viene dal sole, benissimo, e addirittura è tutto in luce, addirittura lo vedete meglio di come lo vedo io, pensate un po'. E questo è il rimessaggio con qualche nido di rondine. Cerchiamo di far vedere le rondini. Vedete quegli animaletti che volano, quegli uccellini che volano? Sono rondini, e lì ci sono i nidi di rondine. Fantastico luogo. E questo è il rimessaggio barche di Villa Olmo, utilizzato evidentemente fino al secolo scorso, 1900. E adesso siamo ormai al 19 giugno del 2018. Le travi di sostegno, anche se un po' così. E qua, di fuori, il nostro lago. Vedete che tra il chiaro e il scuro si riesce a fare le inquadrature. Benissimo, cari amici. Un bel cigno ci fa compagnia. Bella immagine, eh? Cignetto, cigno. Viene verso di noi. Benissimo. Questo comunque, dicevamo, è il rimessaggio delle barche. Benissimo, fantastico posto, i cigni, addirittura due cigni adesso, un cigno viene proprio verso di noi, è fotogenico, si vuole far riprendere in video, ah. Cigno, allora, questo video fantastico per i 2 anni di Urbex con Mauri. Benissimo. Cigno, siamo proprio vicini, eh? Fa un saluto, fai dai, che anche tu sei bello contento qua oggi, eh? Ecco che il cigno ci saluta. A modo suo ci ha salutato. Io a volte riprendo un po' l'ingrandimento, non vorrei sgranare perché è importante. Il cigno ci ha salutato, fantastico. Vai cignetto. Benissimo, cari amici. Qualcosa migliore di questa, ok? Magari, ecco, vedete che lì è veramente Como, non sta dicendo una cosa per un'altra, Como veramente, lago di Como. Ogni tanto faccio qualche zoom, cerco, sì, vedete, Como, però vedete che poi sgrana, però almeno vi faccio vedere che è veramente Como, che sopra c'è Brunate, e qua appunto il rimessaggio barche, in onore dei 2 anni di Urbex con Mauri. E siamo, naturalmente, c'era una lucertola carina che porta fortuna, che va sopra il muro, e è andata sotto il muro, è andata in un buco del muro la nostra lucertolina. Qua gli dèi, sembra la dea Luna e il dio Marte. Eh sì. E Villa Olmo. Ciao Mauri, ciao amici tutti. La panoramica. Qui anche il castello di Como.
Cari amici, e anche di qua, panoramica completa, Villa Olmo con me, lago con me, ciao!